Buonasera, ultima edizione del nostro telegiornale. Praticamente l'una di notte, cominciamo subito con le notizie che arrivano dalla Corea del Sud, dove è stata arrestata Park Geun-hye, la ex presidente che era stata accusata di corruzione. Il mandato è stato spiccato dalla corte distrettuale della capitale della Sud Corea. Il giudice ha ritenuto fondato il pericolo di distruzione delle prove che potrebbe esserci fino all'inizio del dibattimento. Park è stata sentita oggi per ben 9 ore, al termine delle quali è arrivata la decisione dell'arresto. L'ex presidente non ha rilasciato dichiarazione, è stata portata via, mentre in strada venivano schierati 2.000 poliziotti per evitare proteste dei sostenitori che aspettavano la ex presidente davanti al Palazzo di Giustizia. Park è stata la prima donna a salire alla presidenza della Corea del Sud ed è decaduta dall'incarico il 10 marzo dopo che la Corte ha validato l'impeachment votato a dicembre sulla base di 13 capi di imputazione, tra cui c'erano appunto corruzione e abuso di potere. Veniamo adesso alle notizie italiane, a quello che è successo a Venezia, dove una cellula jihadista è stata sventata, è stato sventato soprattutto un attentato che questi 4 kosovari, uno era un minorenne, sembra che stessero preparando. Vediamo. Se colpisci Venezia ti guadagni subito il paradiso per quanti miscredenti ci sono qua. Da 2 anni in Italia perfettamente integrati avevano fatto giuramento al Daesh e parlavano in una telefonata intercettata di un attentato sul ponte di Rialto. Sono stati arrestati la notte scorsa con l'accusa di terrorismo internazionale. 4 le misure cautelari, 3 in carcere e un fermo per un minore. Sono tutti di origini kosovare, facevano i camerieri a tempo nei locali nel centro di Venezia ed erano pronti a morire, come ha ricordato oggi il procuratore Reggio di Venezia. Se domani faccio il giuramento e mi danno l'ordine, io sono obbligato e lieto ad ucciderli tutti. Avevano esultato per l'attentato a Westminster il 22 marzo scorso. Gli inquirenti li osservavano da quando. Uno di loro era tornato dalla Siria, ma la svolta nelle indagini dopo che uno del gruppo aveva minacciato il suo datore di lavoro. È emersa così una realtà di affiliazione allo Stato Islamico, impegnati in una vera e propria attività di addestramento, studiando video di matrice jihadista sull'uso dei coltelli per uccidere e su come fabbricarsi esplosivo in casa. 12 le abitazioni perquisite nel centro storico della città, la base operativa dei presunti foreign fighters a fianco del teatro La Fenice. Si è aperto un nuovo caso di polemica politica, siamo in Campania dove un fuori onda registrato del presidente della regione campana De Luca parla della gestione della regione a proposito, sembra, del sindaco De Magistris. De Luca, parlando con un deputato del PD, Leonardo Impegno, ha affermato che il neoquestore di Napoli, De Jesu, gli avrebbe detto che Napoli non è cambiata, anzi è peggiorata, il sindaco ha governato come un pazzo. Non posso credere a quello che ho visto e sentito, attendo e spero che in serata arrivi una dichiarazione del questore, è stata la risposta di De Magistris. Il questore in una nota ha infatti precisato: non ho mai espresso considerazioni negative sulla gestione amministrativa e politica di Napoli. A seguire è arrivata poi anche la precisazione di De Luca, che ha parlato di una conversazione con il questore in cui non è stato fatto nessun riferimento ad alti livelli istituzionali o politici. E sono arrivate le sospensioni per quei 42 parlamentari del Movimento 5 Stelle che tentarono di irrompere nella sala della presidenza della Camera mentre era in corso un dibattito sul taglio dei vitalizi. Si tratta di sospensioni che vanno dai 5 ai 15 giorni. 42 pentastellati subiscono duri provvedimenti disciplinari comminati dall'ufficio di presidenza di Montecitorio, sospensioni che vanno da 5 a 15 giorni. I parlamentari grillini vengono severamente sanzionati per i fatti risalenti al 22 marzo scorso, in aula e fuori dallo stesso ufficio di presidenza, che in quel momento stava discutendo di vitalizi e pensioni. Tutto si svolge durante il question time con domande al governo. I deputati 5 Stelle protestano con l'ausilio di cartelli contro la norma sulle pensioni ai parlamentari di prima nomina, costringendo il presidente di turno Giachetti a sospendere la seduta. Ma le proteste si spostano dall'emiciclo al corridoio davanti all'ufficio di presidenza, dove si sta decidendo sul provvedimento presentato dal PD, che introduce un taglio sotto forma di contributo di solidarietà ai vitalizi degli ex parlamentari. Una misura troppo blanda per i pentastellati, i quali invece insistono per la cancellazione totale della pensione dei neodeputati a partire da 65 anni e che scatterà il prossimo 15 settembre.
Nel tentativo di bloccare la decisione, i deputati grillini tentano addirittura l'irruzione nell'ufficio ed è proprio questa l'azione ora sanzionata con la seguente motivazione. Un fatto senza precedenti, di assoluta gravità, un serio attentato al funzionamento delle istituzioni. Il fatto non sussiste. Con questa motivazione il Tribunale di Trani ha assolto in primo grado dall'accusa di manipolazione del mercato 5 tra analisti e manager di Standard & Poor's e la stessa società di rating. La Procura aveva chiesto condanne tra i 2 e i 3 anni, la sanzione di 4,6 milioni di euro. È stato assolto anche il capo del rating sovrano della sede londinese dell'agenzia Fitch. Il processo riguardava la tempesta finanziaria che si è abbattuta sull'Italia nel 2011-2012. Quella che portò lo spread ai massimi storici e provocò l'addio di Berlusconi e l'arrivo di Monti. Oggi la vicenda si chiude, almeno per il momento, tra 90 giorni arriveranno le motivazioni, solo allora la Procura deciderà se potrà o vorrà fare ricorso. Secondo giorno di interrogatorio al processo Mafia Capitale per Massimo Carminati. Vediamo cosa ha detto. Con l'esame e il controesame finiti oggi, Massimo Carminati ha chiuso la fase più importante dei 28 mesi di detenzione, 27 dei quali al 41 bis a Parma. Ed è anche tornato al passato, quando perse un occhio al valico del Gaggiolo nel Varesotto mentre fuggiva all'estero disarmato. Non mi dissero nemmeno scendi. In macchina ritrovarono 145 colpi. Avevo 23 anni. Però erano altri tempi. Io non mi sono costituito neanche parte civile contro gli agenti della Digos che hanno sparato, perché erano altri tempi. Io ho dato legittimità a questo fatto. A quanto pare la guerra con il mondo non è finita, avvocato. Come vede, io sto al 41 e fuori c'è il mondo che ce l'ha con me. Però non mi interessa, io posso stare solo contro tutti, non mi fa paura nulla. Carminati replica all'unico episodio di intimidazione contestato, quello ai danni dell'amico venditore di macchine Seccaroni, dimostrando dati GPS alla mano che il giorno della presunta minaccia era altrove. E dice ai carabinieri del ROS di aver sottratto il dato perfino alla procura. Sono un ragazzo sportivo, diciamo, come si dice a Roma. Sono sportivo, però vorrei essere trattato come imputato, come vengono trattati tutti gli altri, perché è il mio diritto. Replica su tutto il principale imputato di Mafia Capitale. Andai a salutare il boss senese perché era appena uscito di galera, è un amico. Il mondo di mezzo, una battuta diventata leggenda. E nel furto al cavò di Piazzale Clodio nel 99 non c'erano documenti ma soldi. Però non dico quanti, perché il processo riguarda altro. Siamo all'estero, in Venezuela, il Tribunale Supremo di Giustizia, considerato molto vicino al Presidente Maduro, ha esautorato il Parlamento. Alla Camera la maggioranza è schiacciante per le opposizioni e infatti era stata votata la messa in stato di accusa del Presidente, considerato il responsabile della gravissima crisi economica in cui è precipitato il Paese. I giudici hanno chiuso l'Assemblea con l'accusa di oltraggio al Presidente. Adesso il chavista Maduro non ha più alcun tipo di opposizione. Il paese, che fino a qualche anno fa godeva dei proventi del petrolio, è in balia di una crisi devastante che ha portato ai venezuelani carestia, fame e mancanza di tutto, a cominciare dalle medicine. Una situazione che alimenta la violenza delle bande criminali e sta facendo scivolare il paese lentamente verso una guerra civile. È l'1:08, ci fermiamo qui. L'informazione torna domattina alle 7. Arrivederci, buonanotte.